everybody, good evening. Buonasera a tutti. Today we are in Merigar West in Tuscany, Italy. Oggi siamo qui a Merigar West in Toscana, in Italia. And we're very happy to be hosting this event for our Shangchung UK lecture series. Siamo molto felici di stare presentando questa sera Giorgio Dall'Orto. This evening we're presenting Giorgio Dall'Orto. For the Shangchung UK Lecture Series, which today is a joint collaboration with the Racconti in Libreria, in Biblioteca di Merigar. So today it's a collaboration with the Merigar West Library Talks. So we're very happy to be doing this event together, especially as Giorgio this evening will be talking about a structure which is physically present here in Merigar West. Soprattutto perché Giorgio stasera sta presentando riguarda una struttura che sta qui a Merigar West. And I won't say much more. I'll let Giorgio tell us more about it. Non dirò molto di più, lascio spazio a Giorgio. E grazie a tutti qui fisicamente e a tutti online. Thank you everybody who joined us here physically and those online. Welcome, Giorgio. And last thing, I'll be translating Giorgio. So I will be a little bit slower this evening because there will be an Italian translation for those here. Farò la traduzione in italiano per quelli qui e quelli online. Quindi, benvenuto Giorgio, grazie. Thanks Damian, welcome to everybody near far. Grazie Damian, grazie a tutti, live, benvenuti. Live and online. Yes, I think it's important to talk about this matter because we are getting old, you know, and sooner or later we will go in a better dimension, but it's better to be prepared. To be prepared, what does it mean, you know? Oh, sorry. So, grazie a tutti, benvenuti stasera. Oggi questo è un tema importante di cui parlerò stasera perché stiamo invecchiando con l'età ed è importante essere preparati anche per quando saremo la dimensione futura. Ok. Before starting with a proper talk about the tag drawl, means liberation to wearing, we will present a very short documentary on the cinerarium or cinerari. We can on the cinerari. Go ahead. Prima di presentare a riguardo del tag drawl, che significa liberazione tramite indossare, faremo vedere un piccolo documentario riguardo della struttura del cinerario qui a Merigar. Okay, because the cinerario was a concrete, it was an idea who came from our late master Giorgio Lancai Norbu, that knowing that it was the right moment, the right place to build something for remembering our Vajra brother who passed away. Perché il cinerario era stato ideato, concepito dal nostro caro maestro Giorgio Lancai Norbu. E perché questo era anche un modo di ricordare i fratelli del Vajra che morivano, che andavano piano piano. Sì. So the master identified the place near the main Gompa and he started ask Bigmar as a project manager to start with planning projects and concretely build it. E allora Rinpoche, il maestro, ha scelto il posto dove sarebbe sorto il cinerario, che è vicino al Gompa principale qui a Merigar, e ha chiesto a Mi'kmaq di fare il progetto, di concepirlo e poi di iniziare concretamente a costruirlo. Oh, taking care of the project. E occuparsi del progetto. Yes. So that's happened in 2015, if I remember well, 2015. Se ricordo bene, questo è successo intorno al 2015. Nel 2015, ok. Yeah. In any case, if you want to know the history of the cinerarium, there is a nice number of the mirror, and there is a nice article who talks about the cinerarium and the painter who worked on it and all the history. So we have also a paper documentation of this beautiful project. Se volete sapere di più riguardo a questo progetto, c'è questa vecchia edizione del giornale The Mirror, della rivista, e lì potete leggere tutto a riguardo del progetto, di come si è sviluppato. Quindi abbiamo anche un cartaceo dove potete leggere e scoprire di più. Yeah, a good historical memento, you know? E che questo dà una bella,
vi fate un'idea di questo momento. È un testimone storico, diciamo. Ok. I think we can start with a short documentary that we took a few days ago with Mikmar and me. You know? Adesso iniziamo proiettando questo brevissimo documentario che abbiamo fatto pochi giorni fa con Mikmar e con Giorgio. L'idea dell'itinerario nato dal maestro Chogyam Nyamgen Norbu durante il ritiro della Shitu, tante gente portava delle cenere della praticante. Bisogna un itinerario per ricordare loro. Il maestro, quando passava dalla gomba, dice: oh, questo posto è migliore per fare un itinerario. Abbiamo presentato 4 tipi di progetto. Dopo il maestro ha scelto quella che è come adesso. Sul soffitto ci sono immagini della statua Colò. Il maestro Edia di mettere questa statua per creare causa liberazione. Anche beneficio, qualche volta fa pratica insieme in dentro. Anche quando viene qualche maestro importante, loro fanno pratica per dedicazione per la gente morta. Se una persona si è studiato geomanzia tibetana, normalmente il sud di direzione deve essere aperto. Quando è morto, il nord direzione è un po' più aperto, un po' a rovescia. In Tibet non c'è cultura mettere cenere. Perché noi facciamo fa tata, mettere tutto quella tata, mettere in montagna sacra. Per questo in Tibet non esiste. Rinpoche, it was to paint all this tadrol, you know, this is a tadrol, means a mandala, a cosmogram. Oh, sorry. L'idea di Rinpoche era di dipingere tutti questi tadrol che adesso Giorgio sta facendo vedere. Yes. Vuoi che te le reggo? And you know, and so Mikmar Lab decided to paint just this 3 tadrol. E poi Mikmar ha deciso di dipingere solo questi 3 tadrol. Mikmar is tough, obviously, you know. The tadrol, because actually this one is quite complicated, and the time was short. This is tadrol with all Lensa characters. And so, you know, can you imagine, good evening, can you imagine, you know, the effort that it takes to paint this tadrol? These tadrol are very big. Questi tadrol sono molto grandi e difficili da fare, quindi alla fine Mikmar ha scelto di dipingere solo questi 3 e non questo qui, perché è molto complicato nella scrittura lenta e ci vuole tanto sforzo e non è facile. So the project manager Mikmar La decided to paint 2 times this tadrol. Quindi Mikmar, il capo del progetto, ha deciso di dipingere 2 di questi piuttosto che l'altro. Okay. Why I'm here to talk? Why I'm present here? Because I have no academic degree. I'm not famous, who cares about me, you know? But Mikmar asked me, since I'm a kind of scribe, I like to write in Tibetan, Uchen. Mikmar asked me to write the mantras on those tadrols. Allora, perché sono qui oggi a presentare? Io non è che sono uno studioso e famoso, chi se ne frega di me, di Giorgio.
Però sono qui perché al tempo Mi'kmaq mi aveva chiesto, siccome a me mi piace scrivere in tibetano, sono un po' uno scrittore, mi piace scrivere in tibetano, mi ha chiesto di aiutare al tempo di farlo, per questo sono qui. So I started to Mi'kmaq with this fantastic team. There was Anna, Yushang, Magda, many people from East and from West. Allora, al tempo Mi'kmaq, che aveva questa squadra fantastica, c'erano tanti pittori, aiutanti sia dell'Oriente che dell'Occidente, come Magda, Magda, Anna Yushan, Pucci, Anna Pucci, Yushang, Lenka, many vari people pittori. work on painting on this tableau. And the more important thing to say about the painting of this tableau that he used pure mineral colors. Allora, qualcosa da dire riguardo dei dipinti di questi tadrol è che lui ha usato pigmento naturale di minerali. Pure gold for the seed letters, for the five Dhyani Buddha seed letters. In oro puro zecchino per le lettere dei cinque Buddha, Dhyana Buddha. And then he mixed also this natural color with the six famous substances and medicine and minerals all together, blessed. E poi ha anche mischiato queste pitture minerali insieme alle famose sei sostanze d'auspicio e anche medicine, sostanze che erano state potenziate. Yeah, so empowered the substances to give power to the mantra, you know. Sostanze potenziate che davano del potere ai mantra. Then, as you can see here, can you move just a little bit, please? Come potete vedere qui. This is the main tadrol that I will explain today. This is the tadrol Samanta Bhadra. This is a Samanta Bhadra tadrol. Questo è il tadrol principale che spiegherò oggi, questo Yeah, è il this tadrol tadrol. was created by the Jimmelimpa in the 17th century, you know. Jimmelimpa wrote the text how to draw this tadrol, you Questo know. tadrol qui è quello principale di cui parlerò di più oggi di Samanta Bhadra. Jigme Limpa l'ha fatto nel XVII secolo e lui ha spiegato come disegnarlo. Yeah, at the 18th century, because XVIII, he scusate. was living in 1720, something like that. Okay, but usually we find this kind of printed from wood blocks in black and white, Di ancient solito time, you nei know? tempi antichi trovavamo questo tipo di stampa fatta dai blocchi di legno, da legno, e questo era il metodo tradizionale, antico di farlo. Mi'kmaq added the colors, as you can see here, you know, added the colors, these natural colors, following two criteria. The first criteria to put the color of the family of the Buddha. Invece Mi'kmaq ha scelto di dipingerli, di usare dei colori, seguendo due criteri. Il primo, seguendo l'ordine To delle famiglie dei yet, Buddha, yeah, so following the order of the family, the color linked to the family, il colore associato alle yeah, specifiche famiglie. and then adding the color according to the Tibetan astrology, according to the mother and son succession. E poi anche aggiungendo i diversi colori, facciamo. Nell'astrologia tibetana con i diversi associazioni di madre e figlio dei colori. Okay, so you can see easily blue, space, is a friend of air, Quindi lean. potete A vedere che il blu, lo spazio, è una madre o figlio, I think madre e madre, figlio, sorry, anyway, l'associazione, just, gli elementi sono amici, ad sorry, not, yeah. esempio spazio e aria, blu e Then verde. green is air, red is fire, and yellow is earth, and white is water. Verde è aria, rosso è fuoco, giallo è terra Okay. e allora l'ultimo? Ok, Bianco è acqua. water. In any case, in the instruction given by Jimmelimpa, here is the picture. We were using, at that time, we asked Margherita to give us a proper documentation of this tadrol and she furnished us
two texts of each and every tadrol. So while we were drawing this and writing this mantra, we were following a picture of tadrol that we had in our hands. And then following the text, it was showing us how to write, where to write, and which color to use too. Allora, al tempo, quando stavamo facendo questi tadrol, non solo avevamo una copia del tadrol del disegno, però in più, Margherita, al tempo, lei è andata e ha trovato due copie diverse, due versioni, scritte da Jigme Limpa su come disegnare, come dipingere. Jigme Limpa, for the Jigme Limpa tadrol, from the Lon Chen Ning Ti. Per quello di Jigme Limpa dal Lon Chen Ning Ti. This one from the Yabzi Longchen Rab, from Longchen Rab. Questo qui invece dal Lon Chen. Yang Tig. Dal Yang Tig. And this one from Sanje Limpa, famous Tertön, one of the most famous fighter Tertön. E questo Sanje invece Limpa, da Sanje Limpa, uno dei cinque Tertön più famosi di Lama Gondü. So we had two texts of this, two texts of this, and two texts of this. Quindi due testi di ognuno dei diversi tadrol. Also, so for avoiding to write wrong thing. Così, you know? Questo era anche così che noi eravamo sicuri che non scrivessimo qualcosa di sbagliato. Ok. Sanje Limpa, you can see the portrait of Sanje Limpa is this master. Ecco, qui si può vedere Sanje Limpa, il suo ritratto. Ok, then we will explain later. Ok, so since there was a lot of space to fill it up in the roof of the cinerary, they decided to add another tadrol, a simple one, the sixth letter of Samantha Badra. Allora, siccome c'era così tanto spazio sulla soffitta del cinerario, hanno deciso anche di aggiungere to fill it up the empty space, you know? Per riempire lo spazio vuoto che rimaneva intorno ai tadrol, queste sei lettere di Samantha Badra. Yeah, and there's a famous sei letter A-ha-ha-sha-sa-ma, you know? And they fill it up six different calligraphy on the top of the roof, you know? What? Yeah, if you have an image, please put it. Allora, quindi hanno deciso di mettere sopra sul soffitto queste sei lettere a Shasama in sei diverse calligrafie. Yeah, that is another tadrol, a simple one, let's say, you know? Mm-hmm. E questo è come un tadrol semplice. When you sing this mantra, you know, you give a cause of liberation to the people who listen to this mantra, you know? Perché si dice che quando si canta questo mantra, questa è una causa per la liberazione di chi ascolta questo mantra. So, the roof is completed with tadrol, proper tadrol, complete mandala, and this simple mandala with the letter ahaha shatsama. Quindi il soffitto, see, tutti, you know, questi vari tadrol, e in più questo tadrol più semplice con le sei lettere di Samantha Badra, ahaha shatsama. Ok, then to be short, then as a protection the master decided to write the mantra of Sinamukha on the external part of the building. Is the famous mantra of all the Dakini. You know very well this mantra, you don't need to quote it. E poi you can see over there in Lenza letter in red. Si può vedere sull'immagine in alto, scrittura Lenza, il mantra di Siamuka, che è il mantra di tutte le Dakini, che era usato come un cerchio di protezione. Ok. So this is a little bit the history of the tadrol. Of the cinerary, sorry. Allora, questa è un po' la storia del cinerario, come è venuto ad essere, eccetera. So, and you know, it's this is called tadrol, means liberating through wearing. Allora, il tadrol significa liberazione attraverso l'indossare. Why is called like this? Because they used to print, to paint, to carve this tadrol, and then to put the tadrol under the armpit, around the neck, or on the top of the head, inside a roll container. E perché così? Perché al tempo si stampava, si incideva, si dipingeva questi diversi tadrol e poi si potevano indossare intorno al collo, sotto l'ascella, oppure anche sopra la testa, dentro a un rotolo. Su un rotolo di carta. So this the main function of this tadrol it's been activated when you wear it, you know.
Allora, la funzione principale di questo tadrolle viene attivata quando tu lo indossi. So you do not need to recite, you don't need to look, you don't need to hear, you know, simply. So that's why it's called tadrolle, means liberation through wearing. Allora, in questo modo tu non dovevi né recitare, né guardarlo, né ascoltarlo, semplicemente lo indossavi, per questo motivo si chiama dell'indossare, appunto. But we are open-minded. We know very well there are many kinds of liberation through seeing, through tasting, through touching, through hearing. And what does it mean? If somebody is reading the mantra of this tadrol, is liberation through hearing. If somebody look at this tadrol, is liberation through seeing. You know? So, Però noi sappiamo anche che ci sono diverse funzioni, ad esempio come liberare tramite l'ascoltare, se qualcuno lo legge ad alta voce e tu ascolti, questa è una liberazione nell'udire, dall'udire, se tu lo guardi, questa è liberazione tramite il guardare, eccetera. So, this tadrol, all these mantras, they come from the Tibetan Book of the Dead. You know very well this, you know? Tutti questi mantra che sono nei tadrol vengono dal libro tibetano dei morti. And the Tibetan Book of the Dead, it was discovered in the 14th century by Karma Limpa, a famous Tertön, when he was 15 years old. Il libro tibetano dei morti è stato scoperto dal famoso Tertön Karma Limpa quando aveva 15 anni nel XIV secolo. Karma Limpa was the reincarnation of Chokro Lui Gyaltsen, that was a student of Guru Rinpoche, Padmasambhava. Il Karma Limpa era una reincarnazione di Chokro Lui Chokro Gyaltsen, Lui Gyaltsen, che era uno dei, una Student. reincarnazione di uno dei 25 discepoli di Padmasambhava originale. Anyway, he was a student, I don't know, he was a student of Padmasambhava. So when he was reborn, you know, Sambhava gave the text to Yesesajala, the queen, the queen of the famous consort of Guru Padmasambhava. She edited, she wrote, and she hidden the text for the future. Allora, al tempo, Guru Padmasambhava aveva dato questo testo a Yeshe Zogyel, la famosa regina, che poi l'aveva nascosto per essere rivelato nel futuro. And so Karma Limpa, when it came the time, in the 14th century, Karma Limpa discovered on the mountain Kamodar, I think. Poi, quando è sorto il tempo giusto, Karma Limpa nel futuro l'ha scoperto nella montagna di Karmodar. So it's interesting because Karma Limpa he had a samaya, not to diffuse the teaching, to transmit this teaching in a unilinear, in un unico modo, to one person, just one person for three generation. Cosa interessante è che Karma Limpa lui aveva questa cosa che doveva insegnare in maniera lineare a solo una persona per 3 generazioni questo insegnamento. And after at the four, let's say at the four generation, the term had become diffused to all, E you poi know? dopo 4 generazioni sarebbe diventato diffuso per tutti. So around this, a lot of literature around this term was edited and appeared during that century and after. Allora, tanta della letteratura riguardo di questi tadrol è apparso in quel secolo e poi dopo, più E tardi. poi dopo, especially in the Kagyu and the Drupa school, especially in Nyingma Kagyu Drupa E school. particolarmente nelle scuole Nyingma, Kagyu e Kagyu. In any case, everybody was using this teaching because it's important. No, also people not belonging to the old school or to the Kagyu, you know? In ogni caso, questo insegnamento era molto importante, quindi molto diffuso nelle diverse scuole, non solo nelle scuole, nella scuola più antica e nella scuola Kagyupa. So this, for example, this tadrol with all the mantra you can find in this edition of the Tibetan Book of the Dead. This is a complete edition, you know? Quindi questo tadrol con tutti i mantra lo potete trovare in questa edizione del libro tibetano dei morti, che è l'edizione completa. You can buy in a bookshop. Lo potete anche comprare in una libreria. Then, if you understand, okay. If you do not understand, never mind.
Poi se capite bene, se non capite, vabbè, pazienza. Okay. We have to thank because the Tibetan Book of the Dead came out at the time of Evans Wentz in the 20s, many years ago, the first translation, ma never was a complete translation like this one. Perché la prima edizione, traduzione del Libro Tibetano dei Morti l'ha fatta Evan Wentz all'inizio del XX secolo, sì, però sì, non era una traduzione completa, un'edizione completa. There was just a few chapter then when that necessary to read to the dead person. You know? C'era solo qualche capitolo, yeah, di quelli the che... The complete edition just came out 10 years ago, more or less, or 15 years ago, thanks to Jules Medorge. Invece in quella originale di Evan Wentz, tanti anni fa, c'era solo qualche capitolo, soprattutto le sezioni di chi venivano lette ai morti per beneficiare i morti, mentre l'edizione completa è solo una quindicina d'anni che è uscita, sì, grazie a Jules Medorge, un traduttore scozzese. Jules Medorge and Tuten Jimp, I think, I don't remember, you know. Mm. Then I would like to remember Jules Medorge, this famous Tibetologist, because it was also the same Tibetologist who translated the Guhyagarbha Tantra. Adesso vorrei un attimo ricordare questo famoso traduttore studioso, yeah, Jules Medorge, che anche ha lavorato su questo libro qua del Guhya Tantra. Guhyagarbha Tantra. Guhyagarbha Tantra. Because all the deities, all the history of the wrathful deities and the way they manifest and how they came out comes from the Guhyagarbha Tantra. Perché tutta la storia delle divinità irate, come sono sorte, come si manifestano, viene da questo Guhyagarbha Tantra. Yeah, and Jules Medorge translated in a very excellent way this tantra that is the base, it's the collection of books that from where the Tibetan Book of the Dead came out. Jules Medorge ha fatto un'eccellente traduzione di questi testi, che sono una collezione di libri da cui poi eventualmente è sorto il libro tibetano dei morti. By the way, I would like to remember also our late Elio Guarisco, who edited this book, who created this book after using the Chösung Kanobu translation, the original one, that because it is a very important book, because it's written according to the Dzogchen point of view, and then he added at the bottom of the book, yes. E poi vorrei ricordare il nostro caro traduttore Elio Guarisco, che ha fatto questa importante traduzione, ha lavorato su questo libro, che rappresenta, basato sulla traduzione del lavoro fatto da Chögyam Lhokpa Norgu Rinpoche, che ha il punto di vista Dzogchen su questo libro tibetano dei morti. And there is a complete, a long list of all the wrathful, peaceful deities with all the implements and the symbolic meaning and so on, that is a very important key for understanding how to visualize the Shitro god and goddesses, you know? E dentro questo libro c'è questa lista, come una tabella molto importante, di tutte le divinità, sia pacifiche che irate, tutti i loro implementi che usano, e in questo modo si può capire anche molto bene come visualizzare tutte queste divinità. Obviously also in this book there is the list. Anche in questo, yeah, libro qua c'è la lista. Yeah, okay. But because it's complete and so on, yeah, you know? In the, okay, I have to rush a little bit because the time is short. In any case, in the Dzogchen community we have a practice the Shitro of Namcho Mingyur Dorje. Nella comunità Dzogchen c'è la pratica dello Shitro di Namcho Mingyur Dorje. Yeah, Namcho Mingyur Dorje, and we do a visualization of the wrathful and peaceful deities, obviously, you know. E facciamo questa visualizzazione delle divinità pacifiche ed irate. Okay, and the peaceful and wrathful deities we have to visualize according to our chakra. You know? E le divinità pacifiche o irate le dobbiamo visualizzare secondo i nostri chakra. Yeah. So we know very well we visualize the wrathful deities in the conch, in the skull. Allora sappiamo bene che le divinità irate le visualizziamo dentro al teschio, sulla testa. Okay.
Then 58 are many, 58. Ce ne sono 58 da visualizzare. Then we go down at the level of the larynx, how do you say, the throat, the throat, and there is the rizin. Rizin means vidyadhara, means the master who realized the teaching, you know? Invece alla gola, al chakra della gola, visualizziamo i rizin, i maestri, i detentori della conoscenza. Ten rizin, ten rizin, five rizin with their consort. E lì ci sono 10 di loro, 5 con la loro consorte, quindi 10. Then we slightly go down, we go down to the heart, you know? Poi andiamo un po' più giù al cuore. To the heart we have the peaceful deities, the 42 peaceful deities. E lì abbiamo le 42 divinità pacifiche. Yeah, and this is the way it's done according to Nanchö Minjur Doge. E questo famous Tartern too. Segue la tradizione, il modo di farlo secondo il metodo di Minjur Nanchö Dorje. Yeah, according to other tradition, they add at the level of the navel. E poi invece in altre tradizioni si aggiunge giù a livello dell'ombelico. The five dakini of the yeshe, the five dakini, yeshe, wisdom dakini. Le cinque dakini of the yeshe wisdom, della saggezza. Yeah, the five family. Le cinque famiglie lì. You know, Bama Harinitsa, you know, the family. And then they had Vajrakilaya at the bottom of the lower chakra. E poi al chakra più basso si aggiunge anche. But mainly we is just used peaceful rizin and wrathful rizin and. Però in generale semplicemente si usa pacifico, rizin e irato. So before starting to explain the tadrol, it's better to have a visual idea of what they are, you know. Allora, prima di iniziare a spiegare in dettaglio il tadrol, è meglio avere un'idea del chi sono? Visiva. Yeah, visiva di chi sono, yeah. So I brought these two tanka. Unfortunately, they are not a real tanka, but they're reproduction, but they are very well done. Allora ho portato queste due tanka, purtroppo non sono originali, sono riproduzioni, ma sono fatte molto bene. Okay. And I have listed all their implements and so on, but we do not have too much time, so I will be very short in the description. Avevo anche preparato tutta una lista in dettaglio di tutti i loro implementi, però siccome non abbiamo troppo tempo, farò una cosa più generica. Okay, let's start with Vajrasattva Yabhyum in the center. Allora, qui abbiamo Vajrasattva in Yabhyum al centro. Okay, we know very well we have to visualize in the three chakra, you know, the deities. No? Sappiamo bene che ai tre chakra dobbiamo visualizzare le divinità. Ok. In this case we start from the heart, the peaceful one. Allora qui iniziamo dal cuore, dalle divinità pacifiche. Ok. And we have the peaceful one here, okay? We have the Ratna family, yellow, south. Allora a sud abbiamo la famiglia Ratna che è gialla in colore. Ok. There is Ratna Sambhava with her consort. Allora abbiamo Ratna Sambhava e la consorte. Then we have two assistant. Poi abbiamo due, diciamo, assistenti. There are two female bodhisattva. Che sono due bodhisattva femmine. Skoldupa e Pushpa. Con questi nomi. Dupa e Pushpa. And then on the right and then on the left there is Samantabhadra e Akashagarbha. So there are the two male bodhisattva. E poi invece sulla destra e sinistra abbiamo i due bodhisattva maschi, Akashagarbha. Ok. Okay. In some way in this tanka, for example, there is just three couple. Yabhyum, that means there is the Ratna Sambhava with the consort and the two bodhisattva male coupling the two bodhisattva female. It's another way of visualizing. Invece in quest'altro modo di visualizzare abbiamo Ratna Sambhava con la consorte al centro e poi ai due lati i bodhisattva maschi con la loro consorte. It's a simple way. Questa è una maniera più semplice. Yeah, this is the peaceful deities, and in this mandala, for example, there are 14 tigle. Questo è il mandala
Abbiamo 14 tigri dentro questo mandala pacifico. And they distinctly they represent the colors, the lights that appear during the first 14 days of visions. E questo vision questo of mandala, the wrathful and peaceful deities. Tutti questi diversi tigri di diversi colori rappresentano le visioni che si manifestano nei primi 14 giorni. Yeah. 14 giorni after the consciousness reawakens. Dopo che la coscienza si risveglia. Usually the coscienza takes 3 or 4 days to reawaken. Che di solito si mette 3 o 4 giorni per risvegliarsi, poi dipende. Depends, you know. So, let's go ahead. Down we have Axobia. Poi invece giù qui est, abbiamo Axobia. East, that is Axobia with the Buddha Lochana, his consort. Con Buddha Lochana, che è il suo consorte. La sua consorte. La sua consorte. Mm-hmm. Then we have Pushpa e Lasya, the two female bodhisattva. Di nuovo le due femmine bodhisattva, Pushpa e Lasya. And then we have the two male bodhisattva, Maitreya and Kitigarbha. Maitreya e Kitigarbha, i due bodhisattva maschi. Okay. I use the Sanskrit word because Tibetan is even more complicated than Sanskrit. Sanskrit is an Indo-European language, easier for us. Uso il sanscrito perché è una lingua indoeuropea, il tibetano è ancora più complicato per noi. Then we have Amitabha in southwest. Poi abbiamo ad ovest abbiamo Amitabha, Buddha with Pandaravasini, the consort. Con la consorte Pandaravasini. Then we have Avalokitesvara and Manjushri, the male bodhisattva. I bodhisattva maschili. Ok, Manjushri e Avalokitesvara very important because, you know, Avalokitesvara e Manjushri, you know. I heard about that. Okay. And then the two ladies, Aloka and Gita. E poi le due signore, Aloka e Gita. Ok, the female bodhisattva, they represent the 4 times and the 4 senses, in any case. You know? Le femmine bodhisattva rappresentano in 4 tempi e 4 sensi. Ok, le 8, the 8 bodhisattvas. Mm. Ok, now we do not have time. Then we go down, there is Amoghasiddhi, green, north. Poi a nord abbiamo Amoghasiddhi, che è verde. Ok, then we have Nartya and Ganda, the two female bodhisattva, and then we have Vajrapani e Nivar something like this. Taru, Nivar Haru, bodhisattva. E okay. Poi di nuovo i due femminili, i due maschili. Ok, so we do the 4 families of the 4 cardinal position, and here above Vajrasattva there is Vairochana, the center, the zenith, with her consort too. E poi sopra abbiamo Vairochana con la sua consorte, sopra Vajrasattva. Dattisvari rappresenta the space. Che rappresenta lo spazio. Because every this is Ratna is earth, this is air, you know. Every family is connected with a certain element. Ogni famiglia è collegata ad alcuni elementi specifici. Ok. Then we have 4, even if it is peaceful, we have 4 guardian of the doors. Poi anche se questo è un mandala pacifico, comunque abbiamo i 4 guardiani delle porte. So the guardian they must be wrathful, otherwise the people can get in, you know, easily, you know. With the wrathful person they stop. We have Yamantaka. Questi guardiani devono essere feroci perché sennò chiunque entra. Yeah. Sorry, this is the banalizzazione. Sì, but, you know, banalization, but you know, but questo per banalizzare. That's for, and then he's holding a cobra snake, for example, you can recognize, you know. E qui abbiamo Yamantaka che sta reggendo un serpente. And then Hayagriva is holding a chain. E Hayagriva, no, che regge una catena. And then, so this is south, this is ovest, west. This is north. North we have Amirtha Kundalini. Amirtha Kundalini is called this guardian with Ganta, the lady, their consort. And here, last but not least, Trailoka Ujjaya, with Ankusha. L'ultimo guardiano, Trailoka Ujjaya, con la consorte Ankusha. Okay. So at this point, At this point, we just left out the 6 Buddhas, 1, 2, 3, 4,
five, six. E poi qui rimangono six Buddha, the six Buddha are the Buddha, I have the list somewhere, but these six Buddha, they represent the Buddha of the six loka. Questi sei Buddha rappresentano i Buddha dei sei loka. For example, this one yellow with the monk stuff in Sakyamuni. Ad esempio, questo Buddha dal colore giallo con la staffetta da monaco. Sakyamuni. This Buddha that is the fire and the cold water is the Buddha of the hell. Questo Buddha invece che regge il fuoco e l'acqua ghiacciata è il Buddha degli infermi. And this Buddha with the lute is the god, the Buddha, the god realm. E questo Buddha invece con lo strumento musicale liuto è il Buddha del reame dei dei. So in 10 minutes we contemplated all the peaceful deities. Quindi ora in 10 minuti abbiamo visto tutte le divinità pacifiche. If you count them there are 42. Se le contate sono 42. 42. Then in this tanka there is also added 1 2 3 4 5 the five vidyadhara, the five rizing at the throat. Poi in questa tanka ci sono anche i 5 vidyadhara che sono alla gola insieme con le loro consorti. So we have the deity that we visualize at the heart and we have the deities that we visualize at the heart, the peaceful, and the rising at the throat. Quindi qui abbiamo tutte le divinità che visualizziamo al cuore, quelle pacifiche, e poi la gola e i rizin. Ok. These are all, let's say, all Sambhogakaya level. Questo possiamo dire tutto che è a livello del Sambhogakaya. The Dhyani Buddha. The Buddha are at the level of Nirmanakaya. I Dhyani Buddha, mentre i Buddha sono a livello del Nirmanakaya. Buddha of the realms. Because they manifest in some realms. And then we have the Dharmakaya symbolized by the Kultusampa, Samantabhadra, up above. E poi abbiamo il Dharmakaya su in alto che è simbolizzato da Buddha Samantabhadra. Sì, So, from the Samantabhadra, for the union of Samantabhadra, manifest the Dhyani Buddha, the Sambhogakaya, you know. Quindi dall'unione di Samantabhadra e Samantabhadri in alto si manifestano all the Sambhogakaya god and goddesses. Tutti at the level, divinità maschile level. E femminile a livello sottile del Sambhogakaya. Okay. For finishing this tanka there is Palden Lamo and there is Ekajati, so we know that this is linked to our lineage too. But this is not part of the peaceful disaster protection. You know? Poi dentro questa tanka vediamo che c'è anche Palden Lamo e Ekajati. Devi e Ekajati, and then Buddha Amitabha and Buddha Sakyamuni. E anche Buddha Amitabha e Buddha Sakyamuni. Usually they add Buddha Amitabha because they say that from the tear of Buddha Amitabha, Guru Rinpoche appeared on the lotus. There is a connection, the family, no? Di solito aggiungono Buddha Amitabha su in alto because Padmasambhava is connected with the Amitabha family. Perché no? Si dice che Buddha, che Guru Rinpoche, Padmasambhava è collegato alla famiglia di Amitabha perché è nato da una lacrima che veniva. So in certain tanka you can see that. So, so this is the description of the wrathful, of the peaceful. And then we pass to the description of the wrathful. And then allora, we go qui to the questa tadaori. È la descrizione del Pacifico. Dalla Pacifica adesso passiamo a quello irato. Ok. All these deities are the mantra and the seed letter of this deity are inside this tadrol. Allora, tutte queste divinità e le symbol e le seed letters e power, e powerful mantras. Le lettere radici e mantra di potere, powerful mantras, sono dentro a questo tadrol qua nella scrittura. The mantra that, you know, empower and create an action, you know. I mantra che potenziano e creano un'azione. Sì, e che creano, liberano, you know. Liberano. Okay. So, then we pass through this tanka with the wrathful. Poi invece passiamo a questa tanka con le divinità irate. Ok, I will jump the peaceful because we already described the peaceful there. Allora, non vi spiego quella pacifica visto che l'abbiamo appena spiegata di là. Yes, but I just would like to remember, to remind the presence of Guru Padmasambhava. Però vi vorrei far notare la presenza di Guru Padmasambhava. The family of Padmasambhava Amitabha. La famiglia di Guru Padmasambhava Amitabha. Then there is Akshobhya. Poi c'è Buddha Akshobhya. Then there is two masters, one is Sanjalimpa, one creator of
this mandala. Poi ci sono due maestri, Sanjay Lingpa, quello che è il creatore di questo mandala qui, e Urgyenpa, that the famous Siddha who went to Dhyana, Urgyenpa. E anche Urgyenpa, il famoso Siddha. And here there is a Kajati. E okay? Infine Kajati. So now, so this is manifest from Kadak, the base, you know? Questo si manifesta dal Kadak, our pure condition. Dalla nostra condizione. And then Kadak becomes Lundrup, manifest in a wrathful way, movement, wrathful. E poi da Kadak si manifesta, okay, Lundrup, questa condizione. Passing through the Rinzin, but the Rinzin is just Rinzin, they realized all this transformation. So this is the wrathful manifestation. Qui passiamo questa manifestazione irata in alto, i Rinzin sono al centro che hanno realizzato questa transizione. Qui. No, qui non ci sono, qui non ci sono. Here there is no Rinzin. In any case, what does it mean? It means that all the peaceful family, they transform in wrathful family. Ah, che significa qua? Che tutte le famiglie pacifiche si trasformano in irate qua. Movement, fire, movimento, fuoco, energia, you know, at the head, you know, and there is six family because Samantabhadra transform in Chanchokeruka, you know, the main Ruka. Samantabhadra transform with the Chanchok. Le sei famiglie, perché Samantabhadra si trasforma in Chanchokeruka. So Samantabhadra peaceful become Chanchok. Ok. Samantabhadra pacifico diventa Chanchok blu con una consorte. And then there is the Buddha family, Buddha e Ruka. E poi c'è la famiglia di Buddha, Buddha e Ruka. Senta, this is Vairochana. Do you remember Vairochana the peaceful? E poi al centro Buddha c'è Vairochana, okay, pacifico. And then there is the Vajra Buddha, Vajra e Ruka. Poi c'è Vajra e Ruka, blu. Ratna e Ruka. Ratna e Ruka. Pema e Ruka. And karma e Ruka. So, karma. The five peaceful become wrathful. Okay? Quindi i cinque pacifici diventano irati. Okay. Then, do you remember there were the bodhisattva? 2, 4, 6, 8 bodhisattva. Ma vi ricordate c'erano questi 8 bodhisattva? Okay. The bodhisattva, male and female, they become a kind of wrathful beings. Poi bodhisattva femmine e maschi diventano come delle creature irate. Sì, the male bodhisattva they become so called Keurima o Gauri. The Gauri. I bodhisattva principali diventano Keurima o Gauri. Keurima, sì, o Gauri. Gauri. Usually they call Gauri o Matara. Matara. Si chiamano Gauri o Matara. So there are 8 Matara, 8 Gauri, and they are positionated on the 4 cardinal points and the 4 intermediate points. Questi 8 sono ai 4 punti cardinali e ai 4 punti intermedi. Yeah, they have a human body, but with 3 eyes, very wrathful. They have a human body. Tutti loro hanno un corpo umano, però hanno 3 occhi, sono in molto irati. In any case, a human head. Okay. Qualunque caso una testa, okay, umana. Then the bodhisattva, the female bodhisattva, they become another kind of beings, wrathful being called pisacci. E poi o i bodhisattva umani diventano trammemma, pisacci, and also they are wrathful and they are all around here, you know. Anche loro sono irati e sono tutti in questa zona. Ok. Then, for ending the story, there is another 28 wrathful beings with usually with the main different body and main different heads. Poi called the Ishvari, female. They're all female, the Gauri and the Pisacci, the Matara and Pisacci and Ishvari, they're all females. Poi per concludere, ci sono questi 28 e tutti quanti, questi che Giorgio ha elencato, sono tutti femminili. Yeah, with different heads, with animal con diverse head, teste di animali. And they govern the hemisphere, the hemispheres. E loro governano questi hemisferi. All the direction. And obviously you transport in your head and there is for, it becomes on a, here in the plane, here it's in a three-dimensional way, you know? Qui adesso lo vediamo bidimensionale, piatto, però in the head it becomes the 4 different spheres of the brain that are located this
four deities. Alle quattro diverse sfere okay. Del cervello, diciamo, ci okay. sono tutte queste divinità. So, this is was a little bit boring, but it was necessary because you understand what does it mean, you know, God, the goddess is the mantra of these idams, of these realized beings. Un po' lungo, know? Però era per spiegarvi tutte le okay. diverse divinità e tutti i mantra collegati okay. a loro. Ok, no. What's the time, by the way? 50. Okay. Okay. Anyway, now I would like to explain a little bit about the Tadrol, the Samantabhadra Tadrol. Allora, ora vi spiego un po' del Samantabhadra Tadrol. And how it was composed. E come è stato fatto. Can you put the inner picture, please, Mandarava? In dettaglio quello yeah. che c'è. Yeah, there is the close up of the this one. Yeah. This is an introduction, sorry, but you know, because there is hundreds of pages describing this reality, you know, just an introduction. So we should make a synthesis and then and rush a little bit. Ok, did you find Mandy? Sì, sì, lo vedono nel webcast, nel primo. Ok, doesn't matter. Ok, we can use this. Ora arriva. Ce l'hai uno stick. Sì. You got a stick, no? Forse Margherita. Mark, do you have c'è un bastone, a stick per indicare? Ora. Un ombrello, forse. Okay. Oh, we got it. So, oh, okay, perfect. Enlarge a little bit. Enlarge a little bit. Enlarge. Enlarge this one, please. Okay, perfect. Okay. Enlarge a little bit more, if you can. That's, leave it as it is. Leave as it is. Okay. Sorry. That no. That, okay. No. I ask, please God. And, forgive me if I use this stick for show me the deity, you know. I ask, please be patient with me, you know. Chiedo perdono, so, ti indico col bastone. Yeah, to the master too, divinità. You know. So, the idea is Kuntu Sampa and Samantabhadri. Allora, you know? Qui abbiamo Kuntu Sampo e Samantabhadri. Ok, and in union. And then there is the five letters of the five Dhyani Buddha, you know, they from their coupling, five Dhyani Buddha emanate. Allora, dall'unione di Kuntu Zangpo e Kuntu Zangmo, Samantabhadra e Samantabhadri. Void and wisdom and so on. Dall'acuità okay. e saggezza, eccetera, si manifesta da questa unione. E Sambhogakaya dimension. La dimensione di Sambhogakaya. Ok, under the form of the five Dhyani Buddha. Okay. Nella forma so, dei cinque Dhyani Buddha. And which are the seed letter of the Dhyani Buddha? There is the Om in the center. Queste sono le sillabe seme, cioè yeah. la Om al Om centro. In the center, Vairochana. Then there is the Amitabha Shri, red. You remember Shri Mandarava as the Shri letter, Amitayus, Amitabha. Then down we have the Hum. Akshobhya, di Akshobhya. And then we have the A of Amoghasiddhi. La di Amoghasiddhi. And then we have Tram di Ratanasambhava. E poi la Tram okay. di Ratanasambhava. Ok, perfect. Ok, so what's gonna happen now? Now, you know, manifest Samantabhadra, the five family, and then since this teaching, there is Maha Yoga, Anu Yoga e Ati Yoga included. Allora, dentro l'insegnamento sono del Tadrol, inside the Tadrol, you can discover Maha Yoga, Anu Yoga and Ati Yoga. Dentro il Tadrol è possibile scoprire gli insegnamenti Maha Yoga, Anu Yoga e Ati Yoga. Ok. Ati Yoga, what you discover here? This mantra. This is the Sangha of the Vajra, the first mantra. Allora, riguardo dell'Ati Yoga, qui cosa si scopre? Si scopre il canto del Vajra, il primo mantra intorno. Yeah. Il primo mantra, you know. Keep in mind that they start to write the mantra in the east location from south, our south. So the mantra start, all the mantra, they always start from the bottom of the deity, not from the top.
Allora, tenete a mente che sempre quando You inizia can il go back to the mantra, other image, please. inizia dalla direzione, ad esempio qui vediamo a sud della divinità, da sotto della divinità parte il mantra So da the qua. mantra, all the mantra you start to read from here, not from here, you know. Quindi tutti i In case you mantra know Tibetan, you can, okay. inizierà da sotto, quindi potete vedere se sapete il tibetano che parte So da sotto la here, divinità. you can see here Emma Kirikiri, you know, and Vedete da here qui. Io bastava arrivare, ok. So, this is the mantra, Emakirikiri, start here and turn around, Quindi inizia da lì, mantra di Yamakirikiri e poi ok? Ok. fa tutto il This giro. is a language called the language of the Dakini of the Udiana language. This is not Sanskrit, this is a natural sound. Quindi questo non è l'alfabeto sanscrito, questa è la lingua di Odiana delle Dakini, non è un alfabeto, Naturale. è un Un alfabeto, suono un naturale, suono mantra, naturale. simply natural sound. Semplicemente è Ok, un suono naturale. the mandala is composed by nine lines, let's say. Poi il mandala è Can you put the big costituito one? da 9 linee, diciamo, When che you sono start 9 to cerchi. draw, you start from the center, ok? Then you draw nine line, look. Quindi quando inizi a One, disegnare, two, parti dal three, centro four, five, six, seven, eight, nine. e ci sono Amazing. 9 cerchi, 9 Nove linee. cerchi, you draw nine lines. So, in the center we have Samantabhadra with the tile of the five colors. That's written in the text, eh? E The poi al tile of the centro five abbiamo colors. Samantabhadra in un tigle di 5 colori. Poi Then we have a lotus, a pema with eight petals. abbiamo un loto, un pema con 8 petali. Ok, in this eight petal there is a guru yoga. Let's say Guru Yoga. E poi dentro questo loto, dentro questi 8 petali, diciamo che c'è un guru yoga. Because there are listed eight masters. Perché ci sono, diciamo, sono elencati 8 maestri. Starting from Unkara, from below here, Unkara. Partendo da Omkara nel Ok, basso. and then there are many masters like Vimalamitra, Padmasambhava, and so on, and these are the masters that received the teaching from a famous Dakini called Lekhi Wampo in Bulgaria, Allora, in ci Pema, in sono questa lista Silvatsel, dei diversi maestri che hanno ricevuto questi insegnamenti. They received eight sadhana from a famous Dakini called Lekhi Wampo. 8 sadhana diversi da una Dakini che si chiamava Lekhi Lekhi Wampo. Wampo, and they transmitted this sadhana to these masters, and these masters they realized those sadhanas, you Che ha trasmesso questi 8 sadhana a questi maestri illuminati che poi le hanno realizzate. And these sadhana they were inside the stupa in Bulgaria, Queste and sadhane erano dentro lo stupa di Bodh Gaya, near, located near Bulgaria, vicino a Bodh Gaya, in the famous Sitavana. Forest, nella foresta Sitavana. near Sitavana Channel Ground. Okay, so we have, and then the mantra is interesting perché by memory it starts Om Ma Guru Ahum, then the name Om Ma Guru and then Ahum. So they call the Guru Yoga is in these three famous letters, you know. Allora, è interessante perché all'inizio di ognuno di questi Quindi parte da qui e turn around eight petals. gira intorno Ok? agli 8 petali, ognuno dei Ok. mantra parte con Om A Guru e qui c'è il Guru Yoga contenuto qui. Yes. Ok. Then this is the Guru Yoga of these eight famous masters, the Kage pronouncements, the famous Kage eight Questo è il ka pronunciamento pronouncement. dei 8 kage, dei Ok. 8 pronunciamenti. Si auto pronunciamenti. This is in Maha Yoga. This is diffused in Maha Yoga. Questo è diffuso nel Maha Ok. Yoga. So, then we have around, so we have here the Sangha of the Vajra, but in a Yab style. Sangha of the Vajra linked to Samantabhadra. Qui abbiamo il canto del Vajra, però nello stile Yab collegato a Samantabhadra. Now it comes after the Guru Yoga, the mantra linked to Samantabhadri. Another Sangha of the Vajra, but linked to Samantabhadri. Invece qui, dopo questi 8, abbiamo un altro canto del Vajra, però collegato a Samantabhadri, alla consorte di Samantabhadra. Ok, our master, Il nostro maestro. when he received the Sangha of the Vajra, our Sangha of the Vajra, I think from Chapter Doja, right?
from, I don't know, but I don't remember, but when he received the transmission of his Sangha de Vajra, he received a non-dual form. Quando il nostro maestro ha ricevuto la trasmissione del canto del Vajra, forse dal suo maestro Chanchu Dorje, ora non ricordo esattamente. I don't remember from who. Non sono sicuro. Lui l'ha ricevuto in non-dual form. What does it mean? The Sangha of the Vajra is just one that include the yab and the yum. In una versione non duale, perché la canzone, il canto del Vajra è solo l'unione di yab e yum, non duale. Okay, so in this case we found the count of the Sangha of the Vajra that is similar to our Sangha of the Vajra, but is different. Qui abbiamo yab. Una versione Yab che è simile al nostro canto del Vajra. The Yum version. Yab. E poi la versione Yum invece. Okay, but in our tradition, according to what we received, we have a Sangha of the Vajra that is non-dual. Però nella nostra tradizione. Explained, Rinpoche explained in this booklet. Quello che abbiamo ricevuto noi, very well explained. Questo libro sul Tadrol preparato da Rinpoche lo spiega che è non duale, la nostra versione che abbiamo ricevuto. Ok, there is a reason because I show this booklet, I will explain later. Ecco, c'è un motivo per cui faccio vedere questo libretto che poi vi spiegherò dopo. Then we go ahead, here there is 10 spokes, how you say spokes in English, right? Sure. 10 spokes, these 10 spokes reminds the a kind of a tool for is a weapon, no? These all these points, you know. Anyway, it doesn't matter what reminds me, but in these 10 spokes there is the mantra of the 5 wrathful eruka. E poi abbiamo questi 10 5 diciamo, eruka punte. Che sembrano un pochino feroci. Qui... No, sono feroci perché rappresentano quello strumento che usano i ninja per combattere. Ah, ok, la stella dei ninja. La stella ninja. Diffuse, no? And then the 5 Krotesh mantra of the Kroteshvari, the female consort. E poi questi 5 mantra dei Kroteshvari. So, Eruka is the male and the Kroteshvari are the female. 5 mantra degli Eruka maschili e 5 mantra dei Kroteshvari femminili. And so becomes 10. In tutto okay. Si sommano ad essere 10. Ok. Then, in between, here, there is the mantra of the 8 sadhana that the 8 master received from Lekki Wammo. E poi, tra ogni punta, ci sono questi otto mantra ricevuti da Lekki Wammo, che i maestri hanno ricevuto. Gli otto maestri, Padmasambhava, Bimalamitra, Unkara, and so on, received from Lekki Wammo, che loro hanno in ricevuto a casket, da Lekki Wammo. In a gold casket, silver casket, the sadhana. They practiced, they realized Dosidam, Yamantaka, Vajrakilaya, okay. And so on. Okay. Che hanno ricevuto questi mantra, tutti collegati a diversi idam. Che poi loro hanno mastered, come si dice? Yeah, allora, realizzato. Realizzato, they realized and they obtained the fruit of this mantra, you know? E hanno ottenuto il frutto and, di questo mantra. And they realized also the Jalupo Temple, like Padmasambhava, you know? E tutti loro hanno eight masters sent at this, they say 9, because there was Prabhasi, Padmasambhava, you know, in, altogether 9, but the famous one are 8. In the classification they use 8. Questi otto maestri che hanno avuto grandi realizzazioni, anche il corpo di luce. Yeah. So now we arrive to the another important point is this circle when there is the 5 color, the 5 Dhyani Buddha. The Vimars choose this Buddhist color, yeah, red, yellow. Allora, questo cerchio qua dei 5 Dhyani Buddha si vede Mi'kmaq quando l'ha dipinto, ha scelto di usare questi 5 colori. According to the family, you know. And then there are 25 tigles. Che corrispondono alla famiglia. Dentro a questo cerchio di 5 colori ci sono 25 tigle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ok? 25 tigle. In this 25 tigle, there is the famous practice of the 25 tigle that Rinpoche, that Rinpoche gave to us. E dentro questi 25 tigle c'è contenuta la pratica dei 25 spazi di Santa Bada che Rinpoche ha insegnato e dato. And in this case he received from Chanchu Dorje.
E che lui aveva ricevuto dal suo maestro Chanchub Dorje. So, and this is 25 mantras that are linked to purification. And this is another language, is not Sanskrit, is natural sound. E di nuovo queste lettere non vengono dal sanscrito, ma sono sempre suoni naturali. Ok. So this is we go back to the Hatha Yoga tradition, you know. Then we have, I do not list them, but we have 42 petals. Poi abbiamo 42 petali nel prossimo cerchio. I 42 petals, the 42 petals, they represent the 42 peaceful deities. Questi 42 petali rappresentano le 42 divinità pacifiche. Okay, pacifiche. And then the mantra, you know? Il mantra di The mantra of the, no? the sky. So there is the Dhyani Buddha, there is the Bodhisattva, and so on. Abbiamo i vari mantra di Dhyani Buddha, di Bodhisattva, eccetera. Then we go to the external. I have to be sure because we have... It's late. I don't want to, you know. Then we have then in the circular round. Poi nel cerchio esterno. Prossimo. This one blue. Okay. Quello blu. Actually, there are two lines, not one. In realtà like ci sono one, due linee. Two. Sembra una, ma sono due. Yeah. Here there are all the mantras of the wrathful. All the mantras of the wrathful. So, all around here. Ci sono tutti i mantra irati. Irati of the Eruka and Trodesvari that we show before. I mantra irati degli Eruka e delle Trodesvari che maybe Fabian knows how to pronounce well. But, you know, I don't know. So, then there is the 8 Gauri. Poi ci sono gli 8 Gauri. The lady, wrathful lady, and then there is the 8 tremema, 8 pisaci. E poi le 8 pisaci. 8 pisaci, and you can identify easily, because every mantra of the Gauri, for example, it ends with the letter Ha. È facile da identificare perché ognuno dei mantra pisari termina con Ha. Yeah, it should be somewhere here, you know. And the letter Ha, it comes from when the wrathful Eruka and Krodeshvari, they coupled. Perché they, quando i Eruka, i Rati e Krodeshvari si uniscono insieme. Quando at a certain point they shout Ha. A un certo punto. And that very moment, the Pisaci, the Gauri, was born. In quel momento il Gauri è nato. So they link this sound to that very moment to this mantra. Quindi collegano questo suono specifico nel mantra. Ok. Then there is the letter He, for example, you know. Poi c'è la lettera He, ad esempio. The letter He that it collected with the Pisaci. Che viene dai Tramema. Pisaci, Tramema. And the same, when they were coupling, they said He, He. Stesso discorso quando erano in unione. And so on. This is just I mean, there is a story behind it. The Guhya Garbha Tantra is very well explained. Cioè, tutta la storia antecedente è spiegata bene nel Guhya Garbha Tantra. Well, let's jump to the final, because the final 3, 4, 5, vediamo un po'. We cover this. Then there is the external, in the external one. E poi nella sezione esteriore. There is the Sanskrit alphabet, here. C'è l'alfabeto sanscrito. The 50 letters. Le 50 lettere. Aha, i, e, e, u, u, o, o, ta, ka, 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 cha, 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 nya, ta, 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 ta. Because that's the origin of the sound, you know. Perché questo si dice che è l'origine del suono. And each and every letter represent a peaceful deity too. E ognuna di queste lettere rappresenta una divinità pacifica. Ok. Then we have always in the external in here on the left the mantra of the 28 Pisaci o Tramemma. E poi sempre lì nella parte esterna abbiamo i 28 mantra dei Pisaci. And
Pisaci, like many female deities, they have the seed letter Jo. E come molte divinità femminili Jo. Hanno la sillaba Jo. Jo is a union of two names. Jo è l'unione di due nomi. That means, maybe I wrote because I don't remember very well. It's the union, yes, of the two names that means sister and wife. Baghini. L'unione di due nomi che significa sorella e moglie, Baghini. E Baria. E Baria. So the feminine represented by the wife and sister is included in this letter. E quindi la femminilità di queste varie sorelle varie è rappresentata in questa lettera. Ok. Ok, yes, then we finish. And then for ending ora per concludere. For ending put the author of this mandala put the mantra Om Yedharma Etu Prabhavai, the interdependent, the dependent origination mantra. Il mantra dell'interdipendenza dell'origine di interdipendenza yeah. Sulla parte esterna del yes, mandala. Yes, that I wrote somewhere, maybe I wrote somewhere, yes. The states arising from a cause, there are cause that Tathagata proclaims as well as their cessation. E qui spiega da come si originano e si succedono le cause. Quindi le c'è, cause. Qui c'è tutto il Mahayana. So, then in the end, there is an invocation through four guardians. E poi alla fine c'è un'invocazione tramite the i quattro guardians guardiani. That linked to the four characteristics, pacifying, increasing, destroying. I quattro guardiani che hanno a che okay. fare con le capacità di pacificare, incrementare, distruggere. Eccetera. And you can recognize this mantra because there is the famous mantra Ja Hum Bam Ho that you know very well. E qui potete riconoscerlo da questo mantra che fa Ja Hum Bam Ho. Ok. So and then in the end poi alla fine I would like just to maybe to read we conclude with this in the end aspetta forse yeah. sta in giro Margherita serve quello mi sa in the end there is an explanation of the fruit of the fruit you know e poi alla fine c'è una spiegazione del frutto of what of caring at all. Because even if you are an ignorant person, lazy, you do want to practice, but you carry this tadrol, you know that cosa? Sooner or later... Di questo tadrol, perché anche se sei una persona ignorante e pigra, ecco, già se porti helps, in giro questo you know, tadrol was, aiuta, yeah, yeah. si dice che aiuta. Yeah. And so I would like to conclude this short talk. Quindi vorrei concludere questo mio breve intervento leggendolo. Se l'hai detto o no... So in anyway, yeah, I read because it's important. I read because it's important and we many diseases. Tante malattie. Possession of malignant forces. Possessione di forze maligne. Okay. The eight fears. Le otto paure. With the all obscuration e tutte le oscurazioni be pacified possono essere pacificate within the expanse of intrinsic awareness nell'espansione della consapevolezza intrinseca. Allora, in semplici parole, nel Rigpa, questa è la traduzione del Rigpa. Io questo l'ho I copied this one from this one of these books. Basically, but in simple words, this in is the spans, in the chain, in the Dharma Dhatu, in the state of Rigpa. In this state okay? of Dharma Using... Dhatu of Rigpa. Poi, then there is the mantra, then there is the may the lifespan and the fields of merit be enriched. Possano la lunghezza della vita. Il campo dei meriti. La lunghezza della vita, il campo dei meriti essere espansi. Yeah. Yeah. Within the modality of intrinsic, sempre within the Rigpa, in the state of Rigpa, ok? Sempre nello stato di Rigpa. When there is the mantra, may the three precious jewels and all cyclic existences possano i tre gioielli e le nell'esistenza ciclica and nirvana e anche nel nirvana be controlled within the modality of Rigpa again possono essere controllate nella modalità del Rigpa may all hostile
obstructing forces. E che le forze ostili che creano ostruzioni. The five poisons. E cinque veleni. And the three poisons. E tre veleni. Odio, ignoranza, attaccamento, per esempio. Hate, anger, attachment. Be destroyed within the state of Rigpa. Possono essere questi distrutti nello stato di Rigpa. Ok. Ok, buon modo. I think we can start. Thank you. Thank you. Thank you to the... So, thank you very much, everybody. Grazie a tutti. Abbiamo un attimo per delle domande, penso che già ce n'è una, mi dicono. Forse online, mandi, ok. Sì, we have a question online now, coming in. Andrea Pimalli, se vuoi fare la domanda sulla chat è la cosa migliore. Ah, era solo un applauso. Ah, era un applauso. Grazie. Abbiamo domande? Do we have any questions? In any case, if you have any question, just read the Tibetan Book of the Dead. Per qualsiasi domanda rivolgetevi al libro tibetano dei morti. Yeah. And there is many edition today, but also one of our friends, Leoncio, Ugo Leoncio, do you remember him? A famous writer. He wrote a nice booklet of the Tibetan Book of the Dead. C'è anche un bel libro per Leoncio, pubblicato da Einaudi. Einaudi and now Feltrinelli, I think. And then this one of Rinpoche, obviously, the old edition. Vi consiglio questi libri, anche questo per the new edition. Abbiamo and domande, then, Giorgio? Yes, and then remember that in this book of Tubden Chimpa e Jurme Dorje, there is the translation of one of these tadrol, complete, explaining everything, what I said before. Tutto okay. Quello che ho detto prima si yeah. Trova dentro questo libro this, di Jurme the translation of the Tamal of the famous Karma Limpa. What? C'è anche in italiano quello, c'è anche in italiano. Yeah. Ok, la domanda è, are there any special conditions for printing the tadrol? Ci sono circostanze particolari in cui che vanno seguite per stampare i tadrol? Well, I think you have to do a good job. The main thing, you have to do a good job. Now, for example, now they used to print the tadrol with wood carving, you know? And but now, lì, for example, you know, now in the modern times, at the Sechen Monastery, they printed this tadrol that I was talking about. Look, this tadrol is printed with a beautiful modern font. Adesso so there is no mistake here, you know, checked by the Kempo. So now, in the past they used to have wood blocks and the result was this kind of tadrol. Today you can find the tadrol very well printed, and Rinpoche had in the past he asked oggigiorno ci sono stampe yeah. moderne come questa yeah. qui, tutte perfette, controllate bene. For example, this tadrol was produced at the time when Dan was here, you know. Rinpoche asked him, please print this tadrol. And with the modern technique, all the writing is perfect. Usando, modern, diciamo, tecniche moderne, tecniche yeah. moderne computer, oh, eccetera. Okay. Regular print, just do a proper job, you know. Qualsiasi cosa fate, fatelo bene, se è tradizionale. Yeah, okay, if it's my case, I cannot see without glasses, no, but you know. Yeah, the print must be very down. In fact, many years ago, was printed this tadrol in Merigar. It was distributed. Tanti anni fa abbiamo prodotto questo Dan. Yeah. Il nostro Dan, our friend, maybe someone remember Dan, him. Se lo ricorda, and then you put on the body of the dead, so you put a cause, and you fulfill. In case you cannot read the Tibetan Book of the Dead for 3 or 49 days to our beloved, you in know, caso che non avete tempo per leggere, you put the mantra morti. And you help him. So the other question is there, what's the best edition of the Tibetan Book of the Dead? I think the best I can say is this one.
by Tugden Jinpa and Gyume Dorje. Because it's complete, not because the other one are not good, this one. La domanda è qual è la Because it's versione complete. migliore, e Giorgio dice questa qui piace non perché è meglio delle altre, le altre sono inferiori, ma perché è completa, questa di Gyurme Dorje Tugten Jinpa. Okay. Then, for example, this is a historical value. This tadrol comes from Tulkurgen. He gave to us when we went in the 90s to Nepal. Ad And this is esempio, another questa tadrol era. that you can carry on your body. You have just to wrap in silk in many different colors and to put like this. Questo è un And it's tadrol sempre da gold print. indossare. But this is a complete loom. It's not this tadrol. It's another. Is not a tadrol, but there are many Questo è un different kinds. tadrol diverso This che comes from Ugen Turku Tulkurgen, ci ha dato the negli name anni of the 80. tantra, and you carry like this, or you E carry questo lo here. puoi indossare avvolgendolo dentro Well, la when sete we di diversi colori. inaugurated the cinerary, we produce also this small tadrol of our cinerary. E poi dopo Okay. aver finito il cinerario abbiamo anche preparato e stampato queste piccole versioni dei tadrol del nostro cinerario. That's it. Where can I find these little tadrol if I want to help people to know where to have died? Dove si trovano questi? That simple thing, you take this, because if I say ask Mary on this, it's impossible. But you take this, becomes complicated. You take this, you made a photocopy of this, Cercate questo libro, and you put on the body of the fate paper. una fotocopia e poi lo mettete sul corpo. Because they're not on sale, I mean, it becomes È complicato it's trovarli, complicated. You make a ordinarli, eccetera. photocopy of one tadrol, well tadrol, and then it works. Fate una fotocopia di questo tadrol e poi si può indossare. That's it. Ok, grazie Thank you. molte Giorgio. Thank you everybody for coming.